Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Una città di oltre 150.000 abitanti, tra le più popolose a non aver mai respirato aria di Serie A. Ravenna è una piazza particolare, in altri sport ha vissuto la massima gloria nazionale, ma nel calcio non è mai riuscita a sfondare a livelli che ad esempio è riuscita a raggiungere la vicina Cesena. Ci sono state stagioni però in cui la svolta è sembrata più vicina di altre. Ravenna Caput Mundi, la stagione 96-97 e il sogno della Serie A. Il Ravenna fece il suo primo ingresso di sempre in Serie B nel 1993, vivendo una stagione memorabile ma infelice che si concluse con un immediato ritorno in Serie C1 nel giugno del 1994. Sembrava che fosse giunto il momento di dire addio, la storia classica di una debuttante che aveva assaggiato la B, aveva lottato per restare a galla, ma alla fine era stata sopraffatta dai giganti consolidati e esperti della serie cadetta. Tuttavia la realtà era ben diversa. La proprietà del Ravenna era solida e ambiziosa, consapevole che mantenere la categoria al debutto fosse un compito arduo, ma anche che quell'esperienza sarebbe stata formativa per il futuro. I romagnoli impiegarono due stagioni per tornare in Serie B, riuscendovi al termine del campionato 95-96, grazie a un cambio in panchina, Rumignani al posto di Buffoni, e ai 21 gol del bomber Stefan Schwok, il miglior marcatore della squadra. Per la stagione 1996-97, dunque, il Ravenna era di nuovo in Serie B, non certo per fare da comparsa, ma per tentare di scrivere una nuova storia, mantenendo la categoria e affermandosi stabilmente nella seconda serie del calcio italiano. Fu scelto un nuovo allenatore, giovane, preparato e ambizioso, Walter Novellino. Due anni prima Novellino aveva quasi ottenuto una clamorosa promozione dalla Serie C1 alla Serie B, con il piccolo Gualdo perdendo solo ai calci di rigore contro il forte e blasonato Avellino la finale dei playoff. Tuttavia il suo debutto in Serie B con il Perugia si concluse presto con il licenziamento dopo poche partite. Nonostante ciò la qualità del tecnico era evidente. Novellino aveva idee e carisma, desiderava emergere e per il Ravenna sembrava l'allenatore ideale. Con Novellino alla guida, il Ravenna mantenne gran parte della squadra che aveva vinto in Serie C, con giocatori come il centravanti Schwok e il difensore Pregnolato, quest'ultimo destinato a diventare una bandiera del club. La rosa vantava anche esperienza, con giocatori come Iachini, Luppi, Gadda e Scarafoni, e una grande qualità tecnica, con Buonocore e Zauli dotati di piedi raffinati. In attacco, oltre a Schwok e Scarafoni, c'erano anche Biliotti e Gasparini, quest'ultimo reduce dalla promozione in Serie con il Vicenza nel 1995. L'8 settembre 1996 il campionato ebbe inizio e il Ravenna ospitò il Venezia nello stadio Benelli, gremito nonostante le sue dimensioni ridotte. Fu Biliotti a decidere la partita 20 minuti dalla fine, portando i giallorossi alla vittoria per 2-1. Questo successo iniziale rendeva meno amaro il KO subito la settimana successiva a Pescara, contro una delle squadre favorite per la promozione. Era evidente fin dall'inizio che il Ravenna aveva idee e qualità importanti e che non sarebbe stata una squadra destinata a lottare per evitare la retrocessione. Dopo il pareggio con l'Empoli, caratterizzato da grandi prestazioni di Schwok e Luca Toni, i giallorossi ottennero vittorie contro Cremonese e Castel di Sangro e un pareggio contro la Lucchese. Si presentarono al match contro il Bari, un'altra squadra di alto livello, in piena zona promozione. L'avvio di gara fu promettente, con il Ravenna che segnò con Scarafoni e controllò bene il gioco. Tuttavia l'inesperienza si fece sentire, il Bari colpì nei minuti finali, vincendo per 2-1. Servirà da lezione, commentò Novellino in conferenza stampa. Il 24 novembre 1996 il Ravenna strappò un punto in trasferta contro il Lecce, capolista imbattibile in quel momento, ma una settimana dopo accadde qualcosa di imprevedibile a Ravenna. I giallorossi sconfissero 2-1 il Brescia, altra squadra che sembrava non appartenere alla Serie B per qualità superiore. I gol di Luppi e Buonocore fecero esplodere di gioia il pubblico, forse troppo perché un petardo lanciato dalla curva ravennate colpì il portiere bresciano Zunico. Il giudice sportivo non omologò il risultato e inflisse a Ravenna una penalizzazione di 3 punti.
Questo episodio fu forse l'unica macchia in una stagione straordinaria per la squadra di Novellino, che fino al 19 gennaio non conobbe sconfitte, superando Chievo, Salernitana, Cosenza e Cesena, e pareggiando contro il Padova prima di incappare in due sconfitte contro Genoa e Torino. Il girone d'andata si chiuse con una sconfitta per 0-3 contro il Torino, ma il Ravenna neopromosso stava stupendo tutti, superando squadre sulla carta più quotate come Cesena e Cremonese, che si trovavano addirittura in zona retrocessione, e performando meglio di Venezia, Pescara e Salernitana. Nel girone di ritorno il Ravenna iniziò con un pareggio 0-0 contro il Venezia e una sconfitta casalinga contro il Pescara, ma poi mise a segno due vittorie impressionanti, un 4-1 contro l'Empoli e un 4-0 contro la Cremonese il 23 febbraio 1997. Pur consapevole delle limitate possibilità di competere per la promozione, considerando il forte rendimento di squadre come Brescia, Lecce, Empoli e Bari, con il Genoa in rimonta e il Torino nettamente superiore, il Ravenna tentò di giocare le sue carte. Stazionare nella parte sinistra della classifica al secondo anno in assoluto di Serie B con una squadra proveniente dalla Serie C1. Un allenatore quasi esordiente, poco blasone e uno stadio non fra i più grandi era già un grande risultato per il Ravenna. Rispetto alla stagione precedente la squadra non aveva un unico bomber, poiché Svok segnava meno ma lavorava di più per i compagni, distribuendo i gol fra loro e confondendo gli avversari quando attaccavano. Nella fase chiave della stagione il Ravenna si distingue nelle partite in trasferta, anche se mostra qualche difficoltà nei match casalinghi, come dimostrano le vittorie esterne contro il Bari 2-0 il 23 marzo con gol di Buonocore e D'Aloisio, e il Foggia 1-0 con gol di Svok nel finale, insieme ai pareggi al Benelli contro Regina e Cosenza, oltre alla sconfitta contro il Palermo. Le due sconfitte consecutive contro Chievo e Padova segnano la fine dei sogni di gloria dei romagnoli, che affrontano le ultime partite del campionato con la consapevolezza di aver dato il massimo e l'orgoglio di aver messo in difficoltà tutti come neopromossi. Nelle ultime tre giornate il Ravenna perde il derby contro il Cesena, pareggia in casa contro il Genoa e chiude in trionfo al Delle Alpi con una vittoria schiacciante per 4-0 il 15 giugno 1997. Questa data diventa storica per tutta Ravenna, con molti che trasformano il risultato in un poster: Torino 0, Ravenna 4. Anche se per il Torino la partita non contava più ai fini della classifica, avendo già mancato la promozione. Per una squadra come il Ravenna, vincere così contro un pilastro del calcio italiano fu un grande risultato, indipendentemente dalle circostanze. Il Ravenna del 1996-97 chiude il campionato dunque all'ottavo posto con 52 punti, che sarebbero stati 55 sul campo, sufficienti per posizionarsi addirittura al sesto posto. La squadra di Novellino fa comunque meglio del Torino, della Salernitana e del Venezia, ma soprattutto dei cugini del Cesena, partiti con ambizioni di vertice, e invece retrocessi in Serie C, così come la Cremonese, che in due stagioni passò dalla Serie A alla Serie C1. Per il Ravenna il campionato del 1996-97 rimarrà il miglior risultato di sempre, con gli anni successivi in Serie B che non riusciranno a eguagliare quella memorabile stagione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!